Gli straordinari, nell'arco dei prossimi 8 giorni, i protagonisti calcheranno le scene per 3 volte, considerando il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. Così, mentre aumentano lo stress e gli infortuni, diminuiscono invece gli spettatori negli stadi della Serie A. Nella prima parte del campionato 500.000 presenze in meno, ma sarà il tutto esaurito domani al Flaminio per l'incontro clou tra la Lazio e il Milan. All'andata finì con la vittoria della formazione di Materazzi per 1-0, con autogol di Maldini. È un confronto comunque tra 2 formazioni in salute. Certamente lo stress non colpisce gli uomini sacchi. Il Milan è infatti un cammino spedito negli ultimi 11 incontri tra Coppa e Campionato, ha conseguito 9 vittorie e 2 pareggi. La sua prima linea appare un rullo compressore, 23 gol realizzati, soltanto 4 quelli subiti. Ma la Lazio ha acquisito una mentalità vincente. Al di là dello stop contro la Sampdoria, i biancocelesti praticano un gioco piacevole, un cocktail di pressing e velocità. E in difesa si schierano a zona come i rossoneri. La Lazio comunque deve fare a meno di Di Canio, Sergio e Icardi, ma rientra Sosa. L'uruguaiano, con i suoi dribbling, potrebbe mettere in difficoltà e far saltare il dispositivo a zona del Milan. Intanto Trapattoni frusta i suoi. Dopo lo scivolone di Ascoli in Coppa Italia impone ai propri giocatori serate tranquille. Ma domani l'Inter a San Siro affronta il Bologna con un interrogativo. Zenga, il portiere della nazionale, accusa fastidio ad un ginocchio. Infine il Napoli, capolista, senza Careca, in trasferta, opposta ad una Udinese in cerca di riscatto.